Il Consiglio metropolitano, convocato dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, si è riunito per discutere di temi importanti legati al miglioramento della viabilità del comprensorio. Fra i diversi punti all'ordine del giorno spiccano i 3,5 milioni di euro stanziati dalla città metropolitana, che verranno investiti in un doppio intervento che riguarda la valorizzazione ambientale, la riqualificazione e la messa in sicurezza del percorso di collegamento fra la frazione di Fossato Ionico del comune di Montebello Ionico con la strada provinciale SP3 in contrada Jelasi per 1,5 milioni e la riqualificazione e messa in sicurezza della strada di collegamento tra i centri di Melito Porto Salvo, Bagalà di San Lorenzo, Roccaforte del Greco e Rogu di Vecchio per i restanti 2 milioni. Il Consiglio ha anche deliberato in favore dell'implementazione del piano marketing in occasione del 50° anniversario della scoperta dei bronzi di Riace, di somme da destinare alla riqualificazione e alla realizzazione di aree all'aperto destinate alle attività sportive e scolastiche per il liceo scientifico Zaleuco di Locri. Abbiamo approvato e sono felice e contento che è stato approvato il nuovo regolamento che va a disciplinare le cooperative sociali all'unanimità, quindi tutti i consiglieri metropolitani hanno condiviso questa proposta che arriva dal settore politiche sociali, una proposta che consente un maggiore snellimento di tutte le procedure che riguardano sia l'iscrizione, sia i requisiti di permanenza e sia i requisiti poi per cancellare eventualmente le cooperative sociali dall'albo appunto della città metropolitana. E questo è stato necessario, questo nuovo regolamento, per adeguarci alla legge regionale del 2009 numero 28, che quindi prevedeva una serie di tematiche che era giusto noi come città metropolitana adeguarlo, visto che il vigente regolamento provinciale risaliva ai primi anni del 2000 e quindi era disciplinato dalla vecchia legge regionale della Regione Calabria, la legge del 2000 appunto. Sì, importanti provvedimenti oggi insieme all'assise del Consiglio metropolitano che sono stati approvati, interventi di manutenzione straordinaria per quanto riguarda le aree interne dell'area grecanica, che ha visto un intervento che vedrà un intervento complessivo nel pluriennale di circa 3,8 milioni, interventi che sicuramente saranno fondamentali per il proseguo dei nostri territori. Il problema dello spopolamento è chiaro a tutti ed è evidente a tutti, però la città metropolitana sta provando con tanti sacrifici anche a concordare quelli che sono degli interventi importanti per il nostro territorio. Interventi sulla viabilità importanti anche sull'asse della SP3, Fossato Montebello e quindi contrada Jelasi, per parlare anche di iniziative, come diceva lei, anche nel settore dell'edilizia scolastica. Importante il provvedimento che abbiamo votato oggi per quanto riguarda l'area antistante l'istituto Zaleuco di Locri e quindi tutta l'attrezzatura sportiva, la messa in sicurezza dell'area antistante che circonda il nostro liceo, ma anche appunto nell'anno dei bronzi di Riace ci siamo permessi sul finire dell'anno, a poco più di un mese e mezzo dal finire di questo anno fantastico 2022, anche un'azione di marketing con l'acquisto di beni e servizi che vedrà la città metropolitana portare in giro per l'Italia, per le grandi metropolitane, per i grandi aeroporti, quelli che un po' sono le nostre bellezze, le nostre due statue bronzo, non soltanto ovviamente i bronzi di Riace, ma appunto, come sempre abbiamo detto, bronzi di Riace e tutto il patrimonio culturale del nostro territorio metropolitano. Nel sociale un importante regolamento alla fine, che è quello appunto per la vivibilità e la sostenibilità delle cooperative sociali, quindi un miglior accesso sotto la buona pratica amministrativa per le cooperative sociali, anche alla luce di una legge regionale che è stata rivista negli ultimi anni.